Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video. Il video di oggi è stato richiesto da una certa parte di voi ed è interamente dedicato al più facile impasto per la nostra pizza napoletana fatto in una planetaria. La planetaria, tra l'altro, che vedrete utilizzare è quella che mi accompagna da un certo numero di anni, molto semplice e anche economica, della Kenwood. L'impasto è un 65% con una farina tipo 0 e lievito di birra. La caratteristica di questo impasto è la sua semplicità. Mettiamo praticamente tutti gli ingredienti all'interno della vasca della planetaria, lasciamo girare per un attimo, poi aggiungiamo il sale e continuiamo a far girare. Nella prima parte del video, per i primissimi minuti, utilizziamo la foglia, perché la foglia è quell'accessorio della planetaria che ci aiuta sostanzialmente a far amalgamare velocemente tutti gli ingredienti dell'impasto. Ma raggiunta una certa fase, diciamo, dell'impasto, sostituiremo la foglia con il più adatto gancio. Infatti l'idratazione è tutto sommato molto contenuta, quindi il gancio ci aiuta sicuramente a ottenere il risultato migliore. Come si completerà questo impasto, che di per sé è già molto semplice? Otterremo sostanzialmente un impasto leggermente rugoso, non proprio liscio liscio, quindi lo lasceremo riposare all'interno di una terrina coperto da una pellicola trasparente per circa mezz'ora. Dopo mezz'ora lo toglieremo, completeremo con un facilissimo giro di pieghe e avremo ottenuto un impasto liscio liscio pronto per la sua maturazione e lievitazione, e poi tranquillamente si trasformerà in pizza. Adesso, come sempre, ci spostiamo nel tavolo qua a fianco a me da lavoro e vediamo insieme la lavorazione. Per la gran parte del video io non parlerò, perché il video è interamente senza tagli, quindi vedrete proprio tutto il minutaggio completo della lavorazione all'interno della planetaria. Iniziamo a pesare la farina per 294 grammi circa. Subito dopo pesiamo l'acqua per 192 millilitri, poi metteremo 10 grammi di sale e infine un solo grammo di lievito. Dopodiché la nostra lavorazione, come vedrete tra pochissimo, inizia mettendo la farina, il lievito di birra all'interno della vasca della planetaria. Iniziamo a far girare, subito dopo aggiungeremo l'acqua e successivamente aggiungeremo anche il sale. Da adesso vedrete il video completo. Che
questo punto, una volta che l'impasto è pronto, lo stacchiamo anzitutto dal gancio, lo lasciamo ricadere all'interno della vasca della planetaria e subito dopo lo trasferiremo sulla spianatoia per il primo giro di pieghe e anche per una piccola pirlatura. Come potete constatare, l'impasto è ancora leggermente appiccicoso e soprattutto è ancora un po' rugoso. Vedete? Dopo alcune pieghe facciamo la pirlatura e a questo punto tiriamo nuovamente un pochettino e così com'è lo sistemiamo all'interno di una piccola di un piccolo contenitore di vetro che ricopriamo con la pellicola trasparente. Lo lasciamo riposare per mezz'ora. Dopo mezz'ora il risultato è questo che vedete. Apparentemente sembrerebbero non esserci stati dei cambiamenti, ma ora lo togliamo fuori dal contenitore, lo riponiamo nuovamente nella spianatoia e qua accadrà immediatamente che, come potete vedere, l'impasto si è allisciato tantissimo. Per cui possiamo tranquillamente completare con una pirlatura, metterlo a riposare per il tempo stabilito dal nostro piano di lavoro e l'impasto è pronto. Vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video e vi do appuntamento al prossimo, come sempre, in questo canale.